Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ancora una volta ci troviamo insieme per vedere come creare un bellissimo effetto di editing, come avete visto nella performance. La volta scorsa abbiamo creato un effetto green screen, questa volta creeremo insieme un effetto di dissolvenza e per farlo vi basterà utilizzare una bomboletta, io utilizzo del deodorante e la nostra applicazione CapCut che potrete scaricare dal vostro Play Store. Andiamo subito a vedere come realizzare questo effetto. Benvenuti nel mio magico mondo. Ragazzi, questa è la nostra applicazione CapCut. Andiamo subito a vedere come creare questo bellissimo effetto di editing. Come prima cosa apriamo l'applicazione, nuovo progetto, e dobbiamo selezionare prima il video in cui noi non ci vediamo. Io ho realizzato una ripresa di 36 secondi, facciamo aggiungi. Ora dobbiamo andare a cliccare su overlay, aggiungi overlay, e clicchiamo sulla seconda ripresa, quella di 6 secondi. La dobbiamo selezionare in questo modo e la trasciniamo qui a inizio del video. Ora dobbiamo ingrandirla, vi basterà cliccare sul vostro video e utilizzando le mani la potete ingrandire. Una volta che l'avrete ingrandita dovete andare ad aggiungere l'effetto. Per farlo dovete cliccare qui su questo rombo che vedete qui sopra, vicino alla freccia. Però prima dovete trovare il punto in cui volete che il vostro effetto inizi. Quindi in questo punto io qui è come se stessi spruzzando dello spray. Quindi questo è il punto in cui io devo iniziare a scomparire. Cliccate qui sul rombo, vi apparirà questo rombo rosso qui sotto. Poi dovete cliccare su Mask, poi dovete cliccare su Split e vi apparirà questa linea gialla. Voi dovete, come prima cosa, scegliere la sfumatura che volete realizzare. Ora io la posiziono qui, mi piace molto. Poi abbassate la linea gialla e la posizionate qui, cioè il punto in cui le vostre gambe devono iniziare a scomparire. Qui va benissimo, cliccate sulla B, poi dovete andare avanti ed inserire il secondo rombo. Ancora una volta cliccate su Mask, questa volta spostate la linea gialla leggermente più in alto ed in questo modo i pantaloni cominciano a scomparire. Cliccate ancora una volta su B e dovete ripetere questa operazione fino a quando tutta la vostra sagoma non sarà scomparsa. Ora velocizzo il video. Una volta che avremo finito di mettere tutti i nostri rombi, questo sarà il risultato, ve lo faccio vedere molto velocemente, e io sono scomparso. Ora dobbiamo andare a salvare, quindi ad esportare il nostro video, e poi lo andiamo ad modificare utilizzando la galleria del nostro telefono per andare a togliere la filigrana finale. Quindi esportiamo 720p. Esporta. Galleria del nostro telefono, questo è il nostro video, facciamo modifica e andiamo a togliere i secondi finali. Una volta fatto, clicchiamo sulla B e il nostro video è pronto e lo possiamo mettere sopra i nostri social. Ancora una volta siamo giunti alla conclusione di questo video. Come avete potuto vedere, è un effetto editing molto bello e semplice da realizzare. Se lo doveste realizzare e lo mettete sui vostri social, taggatemi, così io lo posso vedere e vi potrò mettere like. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, buona magia!